L'amore di Dio è grande. Al di là dei miei concetti, dei nostri concetti, è incommensurabile. L'amor suo copre ogni cosa e tutto quello che per i suoi servitori compie. Lo compie per questo amore, amore la cui grandezza va al di là di quello che gli occhi nostri contemplano. Gloria a Gesù. Ed è questa la meraviglia, che tutto ciò che fa è miracoloso. Gloria a Dio. Tutti coloro che servono il Signore godono di questo privilegio, il privilegio di sapere che Dio è Dio. Ed è Dio perché nelle sue opere dimostra di esserlo. E gloria al Signore perché in tutto il nostro Signore non ci lascia nel dubbio. Ha sempre qualcosa da dirgli per riconfermarci la sua deità. È bello servire Dio, ho detto prima di venire qua. È bello servire Dio perché Dio è bello. In tutti i suoi aspetti, egli è il Signore. Qualcuno dice egli è il non plus ultra. Gloria a Gesù. Nelle nostre parole diciamo che egli è sempre più grande. Ma quanto è grande il Signore? È più grande. E la nostra descrizione di lui è sempre più povera. E per questo egli rimane Dio e Signore. Ed è qui che vogliamo attribuirgli tutto quello che non sappiamo attribuirgli, così che sia scritta al Signore tutta la gloria, nel nome di Gesù. Alleluia. Qui noi siamo come polvere, e è scritto che alla polvere torneremo. Ma questa polvere, il Dio l'ha benedetta in modo particolare. Alleluia, se siamo riconoscenti per questo suo atto meraviglioso, oh fratelli, dovremmo dargli gloria dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Dio è meraviglioso. Eh sì. L'amor tuo è l'inizio di ogni opera. L'amor tuo è in ogni opera che egli compie a favore degli uomini. E questa sera sia ringraziato Dio per quanti sono qui radunati. Ho seguito la vita di tanti qui e ho potuto vedere quanto il Signore ha fatto. Già, tanti sono stati i miracoli qui compiuti. Potrei enumerarli e indicare anche le persone su cui i miracoli di Dio sono stati compiuti. Ma gloria al Signore, non basterebbe tempo. In tutto sia ringraziato Dio per il tuo amore. Alleluia. È motivo di festa, è motivo di gioia. Allora, in ogni cosa sia benedetto il suo nome. E già come nell'opera di ogni giorno l'uomo medita come star meglio e anche nelle vie di Dio il popolo ragiona e cerca di vedere quale sia la posizione più convenevole
E il pensiero espansionistico è sempre stato un pensiero apprezzato. Anche noi vogliamo dire che abbiamo bisogno di un altro locale, vero? Anche noi cerchiamo un locale dove possiamo radunarci più comodamente. È quello che hanno pensato i discepoli di Eliseo, del profeta Eliseo. Questi dissero: abbiamo bisogno di avere un locale più ampio per radunarci più comodamente. Qui siamo troppo stretti dove stiamo. L'idea fu accolta dal profeta Eliseo e gloria a Dio per tutti i fratelli intraprendenti che amano l'espansione del popolo del Signore e amano le conquiste e amano lo spargimento del buon odore di Cristo e la gloria di Lui sulla terra. Gloria a Dio per tutti i fratelli che ricercano veramente il regno del Signore sulla terra. Gloria a Gesù. Non per nulla il Signore Gesù insegnò a pregare dicendo: venga il tuo regno. E che venga il regno di Dio. E che i popoli siano conquistati. E che il regno del Signore dia motivo a tutto il resto delle genti di piegarsi nella presenza dell'Onnipotente, umiliarsi e rendere alto il nome del Signore, perché in ritorno dal Signore venga il tempo del refrigerio, il tempo del miracolo, il tempo della grazia, e perché tutti si venga salvati. Gloria al Signore. Pensiamo dunque a quello che potremmo fare nella ricerca di un luogo più convenevole. Gloria al Signore. Ma prima di andare alla ricerca, ciascuno pensi a quello che deve fare e deve avere. È necessario che l'uomo si sieda, si raccolga con se stesso e si guardi allo specchio del Signore, cominci a vedere la Sacra Scrittura, la legga, la mediti e più tardi, guardando verso il Signore, possa vedere che cosa c'è da fare o da dire. Alleluia. Questi discepoli avevano determinato di trovare o di edificare un altro luogo di riunione. Gloria a Gesù. Eliseo ne fu contento e disse: andate. Perciò disse ai discepoli: fate pure. Ma essi non andarono se non dopo aver chiesto al profeta di andare con loro. Avete pensato a questo? Potevano andare da soli, senza del servitore del Signore? Avevano con loro questo servitore di Dio, questo profeta, Eliseo, l'unto del Signore, perché si curasse del contatto fra gli uomini e Dio. Noi non vogliamo partire senza prima aver fatto contatto con Dio. In nessuna impresa possiamo andare senza aver prima contattato il nostro Dio. È apprezzabile lo sforzo che fate, è apprezzabile il vostro intento. Sì, ma non vi muovete se non dopo aver fatto contatto con Dio. Andate, disse, ma loro risposero: vieni anche tu con noi,
ci vengo. E gloria a Dio. E gloria a Dio per questa disposizione. È come se il Dio dicesse amen al desiderio del popolo, al desiderio dei discepoli, dei credenti. Gloria a Dio. Alleluia. È questo il desiderio di tutti noi? Vogliamo dare a Dio priorità in ogni cosa? Vogliamo lasciargli il primo posto in ogni nostra impresa? Sia Lui a governare, sia Lui a ridimensionare le cose, sia Lui ad organizzare, sia Lui a dare forza al popolo per compiere il lavoro, sia Lui a dirigere i passi di chi va alla conquista di nuove terre e di nuove cose. Gloria al Signore, o uomo di Dio, o donna di Dio. Sì, tu servi il Signore, tu lo ami, vuoi far di più, ma prima di andare in ogni cosa, fa prima contatto con papà e lascia che egli ti dica ciò che dovrai fare e dove dovere andare. Perché Dio parla, Dio parla, e lo ripeto ancora, Dio parla. Gloria a Gesù. Dio ha una bocca, gloria a Dio, alleluia, Dio fa sentire la sua voce, Dio scuote la terra, Dio scuote l'anima dei credenti, Dio muove i cieli, Dio tuona dal cielo, alleluia, Dio è l'ammirabile, altissimo, principe, Signore su tutte le cose. Gloria a Dio, ed è qui questa sera e ci guarda e ci pesa sulle bilance della giustizia e sa da che parte caviamo, egli sa a che cosa tendiamo, egli riconosce che abbiamo un intento sincero, se lo abbiamo. Gloria a Dio. Alleluia, è stato bello che i discepoli dicessero vieni con noi anche tu. Alleluia, ed è stato bello che il profeta si sia sentito disposto. Dio è sempre disposto. Quando si tratta di una buona opera, Dio è sempre disposto. Alleluia, e non ci sarà mai una risposta negativa quando i figlioli di Dio si mettono in cuore di compiere una buona opera per l'avanzamento del suo regno. Gloria al Signore, l'Eterno è meraviglioso, non viene mai meno, e nella sua bontà viene incontro al bisogno dei suoi servi. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Don andare al Giordano per tagliare alberi e creare la legna necessaria per la costruzione di questo nuovo locale di riunione. Questi erano tutti figli di profeti e Eliseo era colui che li guidava nell'ambito di chi doveva rappresentare il popolo del Signore. Alleluia. Qui chi siete? Non siete popolo del Signore? Servite veramente il Signore? Avete proprio in cuore un ardore che è rivolto espressamente al Signore con tutto il cuore? Voi non venite qua soltanto perché è tempo di raduno. Solo per questo non penso che siete venuti qua. Gloria a Gesù. Alleluia. No, no, non siete venuti qua per questo. Siete venuti qua per una realizzazione che avete bisogno di fare.
di ottenere. Gloria a Gesù. La realizzazione della sua presenza. E perché in voi avete pensato a un piano per cui dover promuovere qualcosa di nuovo, di bello, a pro dell'opera di Dio. Gloria al Signore. Pensiamoci un po', fratelli, se in noi c'è del buono, può essere sviluppato a tal punto da ridurre le genti ai piedi di Dio. Oh, solo che il Signore, nella sua bontà, ci aiuti a dare tutto, tutto quello che c'è in noi. Gloria a Gesù. Solo che ciascuno lavori intelligentemente, che ciascuno dia intelligentemente. Sì, questi figlioli di profeti si munirono di tutti i mezzi più buoni per andare a lavorare e produrre la legna necessaria per la costruzione. E uno di loro andò a chiedere a un altro una scure con la quale poter lavorare. Gloria al Signore. Ma qualcosa accadde a costui. Forse non badò a vedere se la scure stava bene nel manico, nel legno. Forse non la filò prima di cominciare a lavorare. E forse non sapeva dare bene, non sapeva vibrare i suoi colpi sull'albero per tagliare dovutamente. Io vi dico questo, ma penso ad altro. Gloria a Gesù. La scura c'è, ma è affilata. Il manico sta bene nella scura. Badate, potreste ferirvi. E se mi parlate del vostro combattimento, della vostra spada a due tagli, state attenti come la maneggiate. Potreste ferirvi. Gloria a Gesù. Con quella si offende il nemico, ma con quella potrebbe anche essere ferito colui che la porta. E questo è come servire il Signore non intelligentemente. Che il Signore ci dia grazia di progettare alla luce del suo consiglio, che in ogni cosa il suo consiglio ci porti, e a destra e a sinistra secondo le previsioni della sua mente. Oh sì, è necessario prima stare a tavolo con Dio. Gloria al Signore. E chissà quanti progetti fate intorno a tante cose e cercate il risultato migliore in tutte le vostre imprese. E già è giusto, specialmente quando si tratta della costruzione di una casa. Volete che sia una casa fatta bene, la cui struttura resista contro le violenze climatiche. Oh sì, si vuole che duri nei terremoti, che abbia un buon fondamento, e badiamo a questo, scaviamo e cerchiamo la roccia. Questo è lavorare intelligentemente, questo è badare alla sicurezza, alla stabilità, questo è guardare Dio in faccia e temere Dio, alleluia, e mettere davanti al diavolo le impossibilità di attacco.
gloria al Signore. Andare con una buona previsione non è sufficiente. L'uomo ha bisogno del consiglio di Dio. Sii intelligente. Guarda il mezzo per cui tu lavori. È sicuro? È sicuro? Hai affilato bene la tua scure? Sei andato in ginocchio? E hai tu pregato e pregato e pregato fino ad acuire tutti i tuoi sentimenti rivolti a Dio e alle possibilità per cui produrre un buon lavoro? Gloria a Gesù, bada che la tua scure sia bene affilata. Gloria a Gesù, perché poi quando non è affilata e tu vibri un colpo, quella rimbomba potrebbe arrivarti in faccia e ferirti. Bada alla tua scure, o meglio al tuo mezzo per cui tu vuoi lavorare nel campo del Signore. Gloria a Dio. Alleluia, è vero che tutti possano andare a ottenere una scure. Ah sì, con pochi soldi si ha una scure, ma non è tutto. L'averla è buono, ma usarla bisogna saperla usare. Gloria a Gesù, bisogna saperla usare e bisogna vedere che questa nell'opera che deve svolgere sia efficace. Dio ci ha donato una scure. Dio ci ha donato un mezzo per lavorare. Dio ci ha donato lo Spirito suo. Dio ci ha unti di Spirito Santo e di potenza. Dio ci ha dato una rigenerazione per cui rassomigliare al nostro amato Salvatore. Alleluia. In novità di vita, lavorare per la gloria del regno e rappresentare nella purezza i suoi aspetti, gli aspetti della vera edificazione spirituale. Gloria a Gesù. Fratelli, voi avete la scure con voi, ma forse si è arrugginita. E tanto che non pregate, e tanto che non leggete la Sacra Scrittura, e il vostro mezzo di lavoro è stato messo da parte e si è arrugginito, ha bisogno di essere ripulito, ha bisogno di essere rinnovato, ha bisogno di essere affilato per bene. Gloria a Gesù. Ed è per questo che il popolo di Dio digiuna e prega perché vuole essere efficace nel suo servizio da rendere al Signore. Gloria a Gesù, non siamo a servire un chi che sia. Gloria a Dio, il nostro servizio deve essere reso al nostro Dio, padrone e Signore del cielo e della terra, e nostro amato Salvatore. È a Lui che deve essere diretto il nostro servizio. Quindi attenti, siate intelligenti, badate. Badate a tutto ciò che fate e che in ogni cosa vi sia il via del Signore, perché se il Signore vede la mancata vostra prontezza, allora non vi dà il via. E voi pensando al motivo per cui vi abbia detto di no, gloria a Gesù, andate e cercate di vedere che cosa è che impedisce che l'opera di Dio sia compiuta. Gloria a Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, ma nel tuo regno, Signore, tutto funziona bene, nel regno di Dio tutto funziona bene, tutto funziona a dovere, è il regno di Dio, alleluia, tutto è diretto da Dio, gloria al Signore. Oh sì, mi viene sempre il pensiero teocratico a cui tutta la Chiesa
ha bisogno di volgere il proprio tutto. Dio deve regnare. È Dio che deve regnare. È Dio che deve avere il suo dire al di sopra di ogni altro dire. E che Dio sia Dio in ogni impresa. Gloria al Signore. Che sia Lui a dominare sulla Chiesa. Governi Lui la famiglia, la Chiesa, il moto della Chiesa. In ogni cosa sia il Signore, la cui priorità è imprescindibile. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Il Signore ci aiuti ad andare a procurarci le travi o i pilastri per costruire la nostra parte di tempio. Gloria a Gesù. Sono tanti lavoratori sulla terra, ma questa sera siamo tutti chiamati a lavorare e lavorare dovutamente per la costruzione che riesca alla gloria del regno di Dio. Benedetto il Signore. Alleluia. Quando tu avrai affilato la tua scure, cioè quando tu avrai pregato intensamente, quando ti sei sentito in pace col tuo Dio, quando hai ricevuto il sì del tuo Signore, il via del tuo Signore, allora mentre vai, bada a che il manico stia bene nel buco della scure. Hai pensato di metterla nell'acqua? È il miglior modo per assicurarti che il manico stia bene nella scure. Gloria a Gesù. Alleluia. E questo manico è il punto di contatto fra uomo e Spirito Santo. Punto di contatto, legame fra uomo e Spirito Santo. Sii legato ben bene all'opera dello Spirito. Gloria a Gesù. Stabilisci il tuo contatto ferreo col tuo Spirito, lo Spirito che il Signore ti ha voluto donare per questo lavoro da svolgere alla gloria del suo regno. Gloria a Dio. Alleluia. E se è ben affilata e il manico sta bene, è tenuto bene dalla scure, gloria a Dio, tu vibrerai i tuoi colpi e per ogni colpo tu vedrai che il lavoro produrrà al 100%. Allora, sarai soddisfatto. Questo discepolo di profeta non fu tanto avveduto da vedere la condizione del suo legame fra sé e lo Spirito Santo. Oh, il legame era un po' debole, quindi diede, vibrò i suoi colpi, cercò di lavorare, cercò di essere efficace, come i tanti che lavorano, lavorano e non vedono risultati positivi. Dio mio, aiutaci perché i risultati siano positivi per tutti nel campo del lavoro missionario sulla faccia della terra. Gloria a Dio. Sì, vogliamo dare il taglio. Sì, vogliamo dare alla nostra scure un taglio perfetto. Gloria a Gesù. E che nell'opera che compiamo il Signore sia veramente benedetto, compiaciuto del nostro lavoro. Gloria a Dio. Questo tale non badò tanto alla sua scure. E quando in un momento vibrò un colpo, magari rimbombò e poi saltò dal legno e arrivò dentro l'acqua e lì perse la sua scure. Fu tanto afflitto per questa perdita e gridò: ahi, e lamenta qualche cosa di particolare che noi non possiamo trascurare.
l'aveva presa in prestito. Da chi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Gloria a Gesù. Con quello non torneremo a Dio che ce lo ha dato. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Ci si dirà in quel giorno: che avete fatto del mio spirito, dello spirito che io vi ho donato per lavorare efficacemente sulla faccia della terra, per la gloria del regno che io desideravo stabilire sulla terra? Che ne avete fatto del mio spirito? Gloria al Signore. L'avete trattato male? Non avete saputo tenere il contatto col mio spirito? Vespugni? Non avete saputo lavorare? Chissà quante cose ci verranno dette. Gloria al Signore. E già gridò: ahimè, l'avevo in prestito, come faccio? Eh sì, e non poteva comprarne un'altra per ridarla. Non poteva farlo. Era una scure particolare quella. Apparteneva a colui che aveva fiducia che la sua scure, bisogna che il tale riporti la sua scure al proprietario. Eh già, e deve essere una scure sana quando dovrà essere riportata indietro. Tu non puoi presentare una scure mutilata. Gloria a Dio, te l'ha data sana. Dio ti ha dato uno spirito sano, potente, miracoloso. Come la porteresti tu, arrugginita, non curata, senza filo per tagliare? Gloria a Gesù. E già, chissà quanti in quel giorno rimarranno delusi dal fatto che credevano di aver trattato bene la scure, eppure non l'hanno trattata bene. Tanti magari l'hanno completamente persa e forse sono andati a comprare e non ne hanno trovato di simile. Gloria a Gesù. Alleluia. La scure è il mezzo per cui tu ti apri un varco in mezzo alla boscaglia, vero? Eh sì, in mezzo alle tante difficoltà tu ti apri un varco. Serve, e serve bene alla tua libertà. Gloria a Gesù, al tuo progresso spirituale. Quindi curati di questa scura, di questo mezzo per cui potrai liberare l'anima tua da tanti impigli. Gloria al Signore. Bene, sia benedetto Dio, perché nella sua pazienza ci ha sempre trattati bene e come figli ci ha perdonati e perdonati e perdonati ancora. Ahimè, Signor mio, a chi lo disse? A Eliseo. Ahimè, l'avevo in prestito, come faccio? Dove t'è caduta? Dove sei venuto meno? Dove sei venuta meno? Dimmi, rivela. Dov'è che ti sei impigliata? Dov'è che sei caduta? Torna sui tuoi passi. Fa vedere dove il fallo è avvenuto. Gloria a Gesù. Confessa a Dio il tuo male e liberati da ciò che incombe e che ti impedisce di glorificare il tuo Dio. Ira, malizia, incontinenza, intemperanza. Che cosa ti impedisce? Odio? Che cosa ti impedisce? Invidia? Che cosa è che non ti fa andare avanti, che ti fa perdere la scure? Alleluia! Che cos'è?
dov'è il tuo male? Rivela. E quel servitore ha dovuto dire: è stato proprio qui che mi è caduto. Qui, qui è avvenuto il male. Qui si è staccato il ferro dal manico. Qui ho perso la scure. Oh, senza scure non poteva più lavorare. Come non potrai più lavorare tu senza lo Spirito di Dio. Gloria al Signore. Oh, gloria a Dio. Perché non rimanere svegli in quanto a quello che Egli ci ha donato? Gloria a Gesù. Sì, di sé ci ha donato lo Spirito. Gloria al Signore. Dove ti è caduto? Dove l'hai perduto? Torna sui tuoi passi, dimmi dove è avvenuto il male. Riprendi, riprendi la strada per andare là dove sei inciampato. Cerca di vedere quello che è successo per non commetterlo più. Per non commetterlo più nel nome di Gesù. Basta, basta. No, non fare più quello che hai fatto. Basta. Adesso vivi e vivi bene il resto dei tuoi giorni. Affila continuamente la tua scure, lucidala e preparala per il tempo del lavoro e bada che il legno stia saldamente legato alla scure. Gloria a Gesù. E istruisci le tue mani a tenere saldamente questa scure per poi magari lavorare efficacemente e produrre lavoro per il regno di Dio. Gloria a Gesù. E Eliseo tagliò un legno e lo fece galleggiare. Un legno. Ha un riferimento questo legno. Il fallo era evidente. Il peccato era prevalente. La terra era sotto il dominio del peccato e della morte. Ma un legno fu provveduto sul Golgota. Un legno fu provveduto. Alleluia. E su quel legno avvenne il miracolo. Il miracolo del perdono. Alleluia. Il miracolo che diede all'uomo quello che aveva perduto. Aveva perduto l'amicizia con Dio. Era divenuto nemico di Dio. Alleluia. Ma con questo legno, riconciliazione è avvenuta. L'uomo tornò a stringere in amicizia la mano di Dio. Ora per mezzo di Gesù Cristo noi siamo a Dio riconciliati, divenuti figlioli, alleluia, riportati all'efficacia del servizio voluto da Dio. Alleluia, e qui questa sera siamo chiamati a tornare sui nostri passi per vedere dove abbiamo perduto il nostro mezzo di lavoro per essere efficaci nel campo dell'opera dello Spirito del Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo fece galleggiare. Forse l'operaio, il lavoratore, non si aspettava che questo miracolo potesse avvenire. Ma ecco che avviene. E sì, e noi siamo stupefatti nel sapere che un pezzo di ferro dal fondo delle acque viene su, riemerge e poi va a finire sul legno approntato dal canale che Dio aveva posto fra gli uomini, mezzo di comunione con Dio.
gloria al Signore. E la scure andò a posarsi proprio sul legno. E poi disse il profeta: prendilo. Ordinò al servitore, ordinò al lavoratore di allungare la mano e di prendere il ferro. È vero che tu dici sempre: prega per me, prega per me e prega per me. Sì, noi preghiamo gli uni per gli altri. È doveroso pregare gli uni per gli altri, ma ricordati che più di tutti hai bisogno di pregare tu, che sei in bisogno. E quando ti si dice: prendilo, allunga la tua mano, non essere pigro, credi nel miracolo, guarda il punto dove l'hai perso e cerca di vedere che la tua condizione davanti al tuo Dio è migliorata ed anche guarita. E la nostra condizione deve essere guarita davanti a Dio, deve essere guarita, deve essere guarito il cuore. Alleluia, se tutto il corpo dovrà migliorare, prima il cuore deve essere guarito e poi il resto verrà da sé. Gloria al Signore. Perciò, fratelli, ci è detto questa sera, per mezzo di questo servizio: là ti è caduto il ferro, bene, là io metterò il legno. Là tu hai peccato, là io porterò la croce. Là metterò il sangue sparso, il sangue innocente sparso da Gesù. Là metterò la potenza del perdono. Alleluia! E tu otterrai ancora una volta il potere per lavorare nel regno del tuo Signore. E quando il legno viene lasciato cadere sulle acque, il ferro, la scura, ritorna a galleggiare e gli viene detto: allunga la mano e prendilo. Popolo di Dio, allunga la mano stasera. Popolo del Signore, allunga la mano stasera. Ti senti forse compiuto? Ti senti forse perfetto? Non hai perso proprio nulla? Tu ritieni ancora il valore del tuo mezzo di lavoro? Tu dici di avere la tua scure? Tu dici che ha un taglio perfetto? Tu dici che il manico sta bene nella scure? Stai sicuro, troppo sicuro di te? Stai attento, tu sei in pericolo. Gloria a Gesù, cerca di rivedere ciò che Dio ti ha donato. E se quello che ti ha donato non è efficace, non opera, non lavora per la salvezza delle anime, e in tanto tempo in cui tu hai creduto nel Signore non hai ancora portato alcuno ai piedi della croce, stai attento, il tuo ferro non taglia, non è efficace. Cerca di vedere il tuo rapporto, rivedere il tuo rapporto con Dio. C'è qualcosa che non va. Gloria al Signore. Bene, il servitore di Dio disse: prendilo, ed egli dovette prenderlo. Allungò la mano e lo prese, ma poi ha dovuto fare il lavoro di riconsolidamento. Ha dovuto mettere il ferro dentro, o il manico dentro il ferro, la scure, e dovette assicurarsi che quello stava dentro e stava bene per tornare al lavoro. Dovetti assicurarsi prima che legno stesse dentro la scure dovutamente. Gloria a Gesù. Come farebbe il fratello Nino con un martello che fa così sopra il manico? Oh, non pianterebbe chiodi dovutamente, no? Non andrebbero di traverso, o non compirebbe un buon lavoro. Deve far sì che il martello stia bene nel manico.
e che sia saldo. Gloria a Gesù. E tanti vantiamo lo Spirito Santo e purtroppo è inoperoso. È inoperoso perché si dice che non funzioni bene, si dice che siamo deboli, si dice che siamo incapaci, si dice che siamo questo, che siamo quello, ma è sempre a torto nostro perché non pensiamo a tornare a Dio per un riconsolidamento generale. E che il Signore ci aiuti, fratelli, a tornare a Dio e tornare a Dio dovutamente. Avete lasciato la cameretta segreta, avete lasciato la lettura della parola, avete lasciato la preghiera, avete tralasciato la necessità di andare a vedere qualche malato, avete lasciato tanti doveri. Tornate ai vostri doveri e vedrete che la gloria di Dio non vi lascerà, non vi abbandonerà, il lavoro sarà compiuto e il nuovo locale, la nuova opera compiuta darà gloria al Signore che così ha voluto. E Dio sia lodato.